Siamo a Sapri, dove dopo 5 anni di stop torna la rievocazione dello sbarco di Pisacane. Abbiamo ascoltato il regista Gaetano Stella e il sindaco di Sapri, Antonio Gentile. Che cosa rappresenta per Sapri questa manifestazione, al di là dell'evento in sé? Ma io credo che rappresenti la struttura culturale di Sapri, la struttura storica, la struttura politica di Sapri. Pisacane è un personaggio che si studia, Pisacane è un personaggio che viene narrato anche nei racconti, e Pisacane è legato a filo doppio con Sapri. Non bisogna più disgiungere questa cosa. Quando si dice Sapri si dice Pisacane, quando si dice Pisacane si dice Sapri. Quindi secondo me bisogna lavorare per far sì che questa sempre di più diventi la città della Spigolatrice, la città di Pisacane, la città dello sbarco, la città da cui è partito quell'anelito di libertà che ha portato poi all'unità d'Italia. Quindi io direi Sapri questa cosa se la deve giocare così e anche di più. Ecco perché la mia idea un po' folle, l'opera di Pisacane targata Sapri, comune di Sapri, che va in giro per l'Italia a raccontare sì l'eroe risorgimentale, ma ovviamente nelle pieghe del racconto raccontare di Sapri, raccontare di questo posto che suo malgrado è diventato protagonista della storia d'Italia, e non è uno scherzo. 5 anni di stop per questa manifestazione, da cosa si riparte? Da cosa si riparte? Si riparte dal coraggio della nuova amministrazione, si riparte dalla passione della nuova amministrazione che in 15 giorni, ma veramente in 15 giorni, ha deciso di rimettere in piedi la vecchia idea dello sbarco, l'emozione dello sbarco, e anche dalla disponibilità, se mi consentite, del sottoscritto, che in tempi brevissimi, ma veramente brevissimi e a condizioni molto particolari, perché ovviamente un'amministrazione che parte non è strutturata già per poter fare certe cose, però la voglia assoluta di ripartire per rimettere punto e a capo. Ecco, adesso si ricomincia e avremo qualche anno per rimettere in campo la grande idea dello sbarco, la grande idea di Pisacane che arriva a Sapri, quella idea che deve muovere secondo me anche un turismo, sarà pure di nicchia, ma un turismo di persone che deve dire vado a Sapri perché voglio rivivere l'emozione della storia lì dove è capitata. Abbiamo puntato dall'inizio su questa manifestazione perché la riteniamo valida. Come dico sempre, questa è l'epoca dello storytelling, in molti posti inventano delle storie. Noi abbiamo una storia vera, e Carlo Pisacane con la spedizione di Sapri ce l'ha tramandata. Quindi perché non rilanciarla, perché non ripartire da quell'idea di comunità, perché non ripartire da quell'idea d'Italia, di quell'idea rivoluzionaria anche mazziniana che era propria di Carlo Pisacane. Quindi un messaggio oltre che storico anche territoriale, e lo dimostra l'affezione della popolazione, l'affezione che la gente di Sapri sta dimostrando, l'affetto all'assessore che la sta supportando e parteciperà come figurante alla manifestazione di questi giorni al corteo storico, e quindi per questo va il ringraziamento mio all'assessorato al turismo e spettacoli che ci ha creduto tanto, alle associazioni dei commercianti, ai ragazzi della parrocchia, ma anche alle Prologo che stanno lavorando per migliorare questo evento e renderlo un evento di livello. Noi ripartiamo dopo 5 anni, come avevamo detto, quindi come qualsiasi cosa che riparte forse ha bisogno di un attimo di rodaggio, ma non credo, perché la passione che Sapri ha avuto sempre per il Pisacane sarà di nuovo viva all'indomani della manifestazione. Noi iniziamo quest'anno, riniziamo quest'anno, ma lo porteremo sempre avanti, e mi piace ricordare, concludere anche con quell'immagine, si inchinarono per baciare la terra. Ecco, questo è quel rapporto che noi dobbiamo recuperare con i cittadini, quella connessione sentimentale con i cittadini, con la nostra terra, col nostro ambiente, con la nostra storia. Inchiniamoci per baciare la terra insieme a Carlo Pisacane e rifacciamo insieme questo sbarco.